Non lo so, proprio porzola, nell'originale greco. E poi... Luca 9:01. Gesù passeggiava con i suoi discepoli per i campi di Galilea e vede un uomo che un giorno di sabato lavorava. Siamo al ciclo primo, eh? E gli dice: o antrope macario sei, o uomo, sei beato, sei felice, sei benedetto, se sai quello che tu fai. E prendi la tua responsabilità. E lavori il giorno di sabato e trasferisci il sabato. Aggiungi poi, se non lo sai, allora sei maledetto di questa stessa legge che tu pretendi ignorare. Quindi non si tratta di una specie di nonchalance. No, dobbiamo sapere quali sono le norme della nostra società, ma non siamo portati a obbedire ciecamente. E questa è la libertà. Come dicono gli spagnoli, un santo triste è un triste santo. Non dimentichiamo che forse sono queste cose dell'ironia della storia, che secondo il catecismo, questo catechismo che ormai è andato fuori di strada, il settimo peccato capitale, e perché il catechismo sono sette, eccetera, eccetera, il primo orgoglio, eccetera, eccetera. Il settimo peccato capitale è la tristezza. Se io sono triste, è un peccato. Quindi non è soltanto una disgrazia, è anche un peccato, perché non ho nessun motivo per essere triste, nessun motivo per non essere quello che sono, che è quello che è il nome di ciascuno di noi. Io sono quello che sono. Si trova anche Luca, e tutto qui, adesso non passa, esegesi biblica. Di scoprire quello che siamo. E allora, che mi scopro? Mi scopro divino, mi scopro completo. Mi scopro che ancora non sono arrivato, ma che sto camminando. E camminando si fa il cammino. Vabbè, non voglio dire niente. Io, soltanto una cosa, adesso una nota finale, in punto che non si deve niente. Posso dirle qui in confessione. Un paio di volte sono riuscito a fare la moltiplicazione dei pani, ma non sono riuscito a fare la moltiplicazione di me stesso. Io vorrei adesso rimanere con voi e stare con ciascuno di voi in una forma così personale. Ci devo rinunciare e penso che voi capirete. Io arrivo dall'India, dove ho avuto un piccolo incidente, eccetera, eccetera, e perciò mi trovate un po'. Non sono così, altrimenti sperino, ma comunque vi ringrazio della vostra presenza, della vostra pazienza, della vostra costanza, e che poi con le parole che ci ha detto Massimiliano possiamo continuare, e vi saluto a tutti quanti personalmente e con molta gioia, e grazie.
scritto l'Arma Panica. Ha scritto l'Arma Panica che la pace non si conquista né la si impone. La pace la si riceve, la si scopre e la si crea. E lui è il candidato Nobel della pace. Posso prendere questa, lo dice, la pace sia.